Agrigento, in via Atenea, al Palazzo Filippini, si è svolto un convegno sulla sicurezza stradale e la prevenzione contro l'alcol. Si tratta di un progetto educativo per le scuole superiori di Agrigento, organizzato dalla dottoressa Gabriella Schembri, dell'unità operativa educazione alla salute dell'azienda sanitaria e dal Club Lions Agrigento. Le interviste di Davide Saia. È una giornata di festa per i nostri ragazzi ed è la conclusione di 2 anni di progetto che è stato sviluppato nelle scuole superiori di Agrigento e sulla appunto Peer Education 2.0 prevenzione alcol. La Peer Education è una metodologia nuova, è ormai un modello d'eccellenza che viene utilizzato in Italia, nasce a Verbania. È già sconfinato in Europa, dove appunto viene utilizzato come modello vincente rispetto appunto all'educazione tra pari. E prevenzione alcol, ho lavorato tanto con i ragazzi del liceo classico Empedocle, che adesso che stanno appunto sono in corso le loro relazioni, il liceo scientifico Majorana, il liceo scientifico Leonardo e l'ITC Sciascia. Devo dire da subito queste scuole hanno aderito al progetto Peer Education 2.0 prevenzione alcol, di cui io sono referente aziendale dell'ASP appunto. I ragazzi hanno lavorato benissimo, devo dire non ho avuto nessuna difficoltà, i ragazzi sono recettivi, sono meravigliosi, il problema non sono i ragazzi infatti, il problema è la nostra società. Dobbiamo essere noi adulti, primo a non vendere l'alcol, non far bere i ragazzi, è vietato ai minori di 18 anni, ma non è un caso che è vietato perché fa male, perché è una sostanza che fa male, che danneggia il loro fegato, è distruttivo, è devastante nel loro corpo. Il nostro impegno intanto nelle scuole è stato sempre costante per educare i giovani soprattutto a questo non uso di alcol, soprattutto quando si mettono alla guida. Ricordo tra l'altro che per chi è minore di 18 anni è vietato già l'uso proprio delle sostanze alcoliche. Anche in provincia di Agrigento questo uso è frequente soprattutto nel fine settimana. I dati che noi vediamo anche sanzionatori, quindi i controlli che noi facciamo soprattutto nel weekend, testimoniano che sono tantissimi i giovani che si mettono alla guida pur avendo bevuto. E tantissimi sono i ragazzi che accompagnano coloro i quali hanno bevuto e sono anch'essi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi a volte è difficile poi riaffidare il mezzo a qualche amico che sia sobrio. I giovani spesso non pensano, non riflettono su quelle che possono essere le conseguenze, vivono d'istinto, vivono il divertimento, vivono la serata senza magari pensare a quelli che possono essere i rischi, e molto spesso accadono disgrazie che rovinano la vita di famiglie. Di decine, centinaia di persone, migliaia se allarghiamo lo spettro di ricerca. Quindi credo che un po' di attenzione e un po' di misura non compromettono il divertimento, ma soprattutto garantiscono poi di poter raccontare, no? Le cose belle della serata, le cose belle del divertimento, della vita insieme, della socializzazione, e non viverle come l'angoscia di un ricordo, di una notte, di una tragedia, che credo sia importante. Per cui i ragazzi devono trovare la giusta misura, spesso sbagliando si impara, però oltre un certo limite l'errore non può essere commesso perché rischia di compromettere le vite di molte persone.